Abbiamo detto dell'attesa, ormai è finita, abbiamo qui l'opportunità di interloquire, siamo proprio davanti allo storico caffè Villani, sì. Padre e figlio, il figlio sì. Amico inseparabile di Marco, sì, sì, però anche lei sì. Insomma, sì, conosce sì, bene. È cresciuto qui dentro in mano a me. Io che faceva Marco al bar? Che faceva? Si intratteneva spesso sotto, là, la sera diceva che dice Marco, vogliamo andare a cena? E magari qui. Poi era amante delle gommine Melon si chiamavano e io le prendevo proprio per lui. Mattia tra l'altro il suo amico inseparabile, avete fatto tutto insieme? Sì, 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 praticamente sì, da quando eravamo piccoli fino adesso. Cioè, che cosa avete fatto in particolare? Avete giocato a calcio? A calcio, siamo divertiti, abbiamo fatto filoni insieme quando andavamo a scuola. Io volevo parlare proprio del filone, spesso quindi. Sì, non diciamo spesso, però ogni tanto ci serviva. A proposito della dichiarazione tranciante direi di Cassano, l'ho dovuta scrivere perché non credevo ai miei occhi, signor Villani. Non sa calciare Marco e non fa assist, non è un campione. Marco era un Sivori. Sì, ma Cassano non può dire queste cose. Se si incontra Sivori, lo conoscono, questo signore conosce Sivori. Allora, se vede Sivori e vede Marco è la stessa cosa. Cassano invece. All'epoca dice Beniamino, no, Cassano era uno che tirava e basta, faceva gol. Tutto là. Quindi non rispondiamo nulla a Cassano. No, non rispondiamo. Provocati. Meglio l'indifferenza. Sì, meglio così. Però quella foto di Parigi, siete in tre, ma che? Sul letto, state sì, nel letto? Siamo sul divano, stavamo. Ah, sul divano. Ci stiamo rilassando. No, non è una foto, voglio no, dire. No. Sindaco, insomma, è una comunità questa già in festa. Si percepisce dall'aria. Siamo tutti quanti in attesa della partita di questa sera. Dopo il Belgio, che è stato qualcosa di entusiasmante, ci vogliamo ripetere stasera in Piazza Garibaldi a vedere tutti quanti Marco, ma anche tutti gli altri bar certo. Che hanno tutti gli schermi pronti per vedere il nostro grande amato Marco Verratti, che è un campione. È un campione di manopello. La vittoria contro il Belgio ci ha fatto molto piacere, anche nonostante che non siamo gemellati con il sì. Belgio, quindi giusto, anche il Belgio tifato per l'Italia, perché ci sono tanti connazionali lì a Marcinelle, quindi ci ha fatto doppiamente piacere. Marco è anche l'orgoglio di questi nostri minatori che sono andati all'estero emigrando, portando benessere alla nostra città, e oggi è Marco Verratti che ci dà questo grande onore e orgoglio di indossare la maglia azzurra. La migliore risposta non poteva essere data alle esternazioni, direi, affrettate, anche antipatiche di Cassano, complimenti. Cassano è stato un bravo giocatore, ma Marco Verratti lo supera in una maniera incredibile. Com'è l'attesa? Snervante? Abbastanza, un po' di nervosismo ci sta, perché comunque la Spagna è forte, però dai, appena rientrato dall'infortunio, sì, la condizione doveva ritrovarla, però rimane sempre un grande campione che fa la differenza. La maglia è sua, quella sì, titolare. Sì, sì, assolutamente sì. Malgrado Cassano, non so se hai letto le sue dichiarazioni. No, Cassano, non leggo le dichiarazioni di Cassano. Andrea Rulli, altro grande amico di Marco Verratti, insomma manopello in fibrillazione, tra qualche ora Spagna-Italia, avete preparato tutto quello che serve per trasmettere ulteriore calore a Marcolino. Sì, qua sarei tutto esaurito. Fuochi d'artificio, di tutto. Fuochi d'artificio. Aspettiamo Marco con la coppa. bravo. Non ci sono dubbi, insomma. No. Assolutamente. La finale è sicura. Quindi dopo il sindaco c'è Marco Verratti o prima del sindaco? Prima del sindaco.